RLD, radioattiva. Radioattiva, radioattiva. RLB, radioattiva la notizia. RLB, che è radioattiva la notizia. Buongiorno Edoardo Maruca, Simona Gambaro. Stiamo parlando dalle prime ore di questa mattina, da ieri in verità, di questa gravissima situazione che ha inginocchiato migliaia di famiglie nel centro Italia. Sapete bene, ci sono state anche centinaia di vittime per questo terremoto. Ognuno fa quello che può, anche qui in Calabria c'è una certa mobilitazione e nella la nostra collettività ha ben pensato di mandare, devo dire, fatemi passare questa parola, un alfiere della misericordia, che Padre Fedele. Buongiorno Padre Fedele. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, scusate la mia commozione. Assolutamente. Perché siamo con Bruno, che è l'autista del comune di Cosenza, che stiamo arrivando già a Saverno, siamo partiti prima delle 6 e speriamo di arrivare per portare la vostra solidarietà. Io nel frattempo devo ringraziare il sindaco a nome di tutti quanti voi, che ha avuto una sensibilità unica, mi ha commosso il suo gesto quando mi ha mandato come messaggero di pace per gli ultimi, gli invisibili, e sto andando con grande amore. Durante questo tragitto non ho fatto altro che pregare la Madonna del Pilerio di Cosenza, di cui tra poco celebreremo la festa, perché anche noi siamo sotto questa spada di Damocle. Perché con il nostro territorio rispetto ai terremoti. È vero. E quindi la mia missione è una missione di pace, di solidarietà, di comprensione, di preghiera in modo particolare. E quindi voglio ringraziare la popolazione già di Cosenza, che appena mi sono messo in moto dopo il consiglio del sindaco, mi sono messo come al solito con il mio banchetto e una centinaia di persone già ieri pomeriggio alle 6 è riversata, bambini in modo particolare con la piccola offerta. Noi vogliamo continuare in questa opera di solidarietà, perché oggi è difficile arrivare là sopra. Speriamo che io ci riesca a consegnare al sindaco di Amatrice questo contributo che il sindaco di Cosenza, il grande sindaco di Cosenza, mi ha consegnato. Io voglio ringraziare tutti, vi voglio dire, se mi potete aiutare voi di Radio Libera Pisignano, sì, di chiamare, di farmi mettere in contatto con l'Avis di Cosenza, perché noi o per venerdì o per domenica dobbiamo fare una raccolta di sangue, certo, laddove c'è il mio banchetto. Fatemi questa cortesia. Lo faremo senz'altro, Padre Fedele. Sappiamo anche che lei porterà questo contributo di anche in denaro stanziato dall'amministrazione comunale. Insomma, sarà sicuramente la sua attività sarà sicuramente al servizio, insomma, delle tante persone molto sfortunate che in questo momento sono nel cuore di tutti noi cosentini e non solo. Grazie Padre Fedele, buon viaggio. Grazie a voi e vi aspetto, mi raccomando. Mettetemi in contatto con l'Avis. Certo, lo faremo. Scusa della commozione. Assolutamente. Dall'alto dei miei 80 anni, io mi riferisco soltanto a Dio che possa venire incontro a queste popolazioni. 247 morti fino adesso, sono veramente molti. E quindi la commozione, come uomo, non sono un paladino, non sono nessuno, sono soltanto un messaggero che il sindaco di Cosenza ha mandato su queste rovine per portare solidarietà, amore e speranza per il futuro. Grazie ancora, Padre Fedele. Giornata. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno.